delle ultime cose che ho acquistato. È da veramente un sacco di tempo che non ne faccio uno, perché l'ultimo mi ricordo che mi sembra risalga a quello di Berlino, quindi più o meno febbraio. Sono stata in un po' di negozi e quindi ho comprato un pochino di cose, perché comunque sia, con il fatto che mi arrivano i vestiti dalle collaborazioni, se li comprassi anch'io sarebbe un po'... No, di solito non ne compro, però visto che, non lo so, sto un po' cambiando stile, mi piace comprare cose che mi piacciono perché sono compulsiva. No, ok, bando alle ciance, direi di iniziare subito. Alcune le ho prese tipo 2 settimane fa, altre oggi stesso, e quindi direi di partire da quelle un po' più addietro. Le prime cose che vi faccio vedere sono di Zara, e in primis ci sono questi due... che non riesco perché sono impedita, questi due pantaloni che ho preso nella sezione Zara Girls, quindi Zara Kids, cioè nella sezione bambini, e sono taglia 9-10 e io ve lo dico subito dall'inizio del video, sono una tappetta alta 1,54 m, quindi calzo molto piccolo e tutte le taglie che prendo sono tutte mingherline. Chiusa parentesi, ho preso questi jeans che magari nel video sembrano bianchi e invece sono azzurrino pastello, perché sono proprio bellini bellini, mi piacciono da morire, mi calzano benissimo e li ho pagati, mi sembra 17 euro l'uno, una cosa del genere. Ho preso questi qua color pastello e questi qua verdoni, uguali, ovviamente skinny, super skinny, non so se skinny o super skinny, comunque sia... skinny. Sono a vita media, sono comodi, insomma mi piacciono un sacco, dovrebbero ancora esserci. E tra l'altro da Zara Kids fanno cose, cioè il massimo di età è per le ragazze, le bambine, perché è la sezione bimbi, alte 1,70 m. Io prendo la taglia 8-9, 9-10, però ci sono... anche le taglie tipo 13-14 anni che sono per ragazzi alti 1,70 m. Altre due cose che ho preso da Zara: questa giacchettina bianca, bellissima, anche questa nella sezione Zara Girls, quindi Girls, ma cazzo lo pronuncio, Zara Kids, vabbè, Zara Bambini. Questa è la taglia 11-12 invece, ed è bellissima perché io qui ci ho fatto mettere due automatici, perché in realtà si potrebbe chiudere solo qua in alto e basta, e sotto non ha più nient'altro, però è una giacchetta lunga con qua le tasche, leggera, perfetta per questa stagione. Mi piace un sacco perché, a parte che mi calza bene, è bella fresca, cioè per la stagione che c'è adesso, che almeno non so se sono io oppure se effettivamente succede anche a voi, che magari uscite e non sapete come cavolo vestirvi perché prima fa freddo, poi fa caldo, poi fa freddo, poi non si sa. E allora io ho preso questo qui, è abbastanza mite come capo, è bella slim, bella, mi piace un sacco. E quindi l'ultima cosa che invece ho preso da Zara è questa giacca. Ora che ci faccio caso sempre nella sezione bimbi, lo so, sono un po' imbarazzante, però vabbè, sempre 11-12 anni, questa giacca di pelle color avorio direi, perché non è proprio bianca, ed è bellissima perché dentro è foderata con questo pesca. L'unica cosa è che non è foderata, nel senso che è dello stesso materiale dell'esterno, quindi a metterla tipo con, che ne so, una canotta o una maglietta a maniche corte, e poi ti ciacchi tutta la pelle appiccicaticcia che ti sudiccia. A parte ciò è bellissima perché è stra rifinita qua davanti, cade benissimo. La giacca di prima l'ho pagata 30 e invece questa 50, se non ricordo male. Volevo lasciare tutti i cartellini, però poi insomma le uso, e andare in giro con il cartellino anche se lo nascondo poi mi picchia nella schiena, mi dà fastidio. Forse questo è fin caldo, nel senso se lo mettessi con magari, che ne so, una magliettina leggera ancora ci sta, però ho paura che, per come sono fatta io, che io sono una persona, come si dice, appena fa un briciolo di freddo pinguini ovunque, e appena fa un briciolo di caldo non lo so, evaporo il fumo, proprio c'è. Però a parte ciò mi piace tantissimo, veramente, è fatta veramente molto bene. Chi me l'ha vista su Instagram mi aveva chiesto dove l'avevo presa, anche se io nella descrizione ci scrivo sempre le cose che metto. Anzi, parentesi che non c'entra nulla, prima che mi dimentichi, quando vedete dei miei outfit su Instagram, cliccate sulla foto, non per fare il mi piace, cioè solo una volta, per vedere dove i negozi che ho taggato, così almeno lì potete vedere da dove li ho presi, eccetera eccetera. Ah, e poi seconda cosa, sto iniziando ad usare seriamente Snapchat, forse, mi chiamo Giulietta W, tutto attaccato in minuscolo. Follow me. Altre due cosine che ho preso da Piazza Italia, mi piacciono da morire, soprattutto una, ossia colei.
Allora, praticamente in realtà l'ho presa nella sezione Piazza Italia Men. Mi stava, anche se è una M, mi sta più o meno giusta, leggermente oversize, però è, come si dice, finto scamosciata, bellissima, ve lo giuro, mi piace da morire. Anche questa è bella leggera, ha il colletto fatto in questo modo qua. Io non capisco perché per gli uomini lo fanno e per le donne no. Vi prego, se c'è qualcuno fra di voi che lo sa, vi prego ditemelo. Perché lo fanno per gli uomini e per le donne no? Cioè, è così comoda la tasca interna nella giacca, che ci metto dentro il telefono, non lo so, le chiavi di casa. Cioè, sono stata troppo contenta quando l'ho comprata e l'ho messa subito e ho visto che c'era la tasca interna e ero tipo così, ero esaltata. A parte gli scherzi, mi piace tantissimo proprio tutto quanto il modello. La sto usando quasi tutti i giorni. Questa l'ho pagata in saldo 20. Altra cosa che ho preso sempre da Piazza Italia, e qua ci ho lasciato il cartellino, ce l'ho fatta perché l'ho usato poco, è questo impermeabile, direi che si possa chiamare così, questo trench impermeabilino, di questo grigio perla, un po' perlescente appunto, cioè un po' con questi sbrilluccichi, questo tessuto un po' così, ma mi piace perché lo userò magari quando, che ne so, c'è quell'umido un po' cattivo che non riesce a capire se fa caldo, se fa freddo, se non si sa che piove, ti si bagna la giacca, se la usi quella scamosciata, se usi quella in tessuto. Allora ho preso questo qui, che comunque, oddio, non è che sia proprio idrorepellente, però comunque un po' di più resiste all'acqua. Ho preso una S, c'è qua il cinturino, ci sono le taschine, insomma è molto molto carino. E questo l'ho pagato, anche se c'è scritto 25, l'ho pagato 15, sì, 15, e quindi l'avevo preso perché comunque era un buon prezzo, mi piaceva. Ok, adesso invece vi faccio vedere che cosa ho preso da Jennifer, e vi faccio vedere in primo luogo questa camicetta che l'ho usata anche oggi. Infatti è un po' stropicciata per quello, però mi piace tantissimo. Questa l'ho pagata 20, mi sembra, più o meno. Mi piace il fatto che ci siano tutte le righine sulle tasche, ha il motivo uguale però in obliquo. È un XS questa qua, ha lo spacco fino qua, nel senso che arriva proprio fin sopra il seno, non fa vedere nulla. Mi è piaciuta subito, all'istante, e quindi niente, l'ho presa. La seconda cosa che invece ho preso da Jennifer, e anche ultima se non sbaglio, è la felpa che sto indossando. Sì, ebbene sì, mi sto innamorando delle felpe, come avete visto in qualche mio collabole un po' più vecchio. Sto un po' cambiando stile, no? Non cambiando, più che cambiando, modificando, aggiungendo qualcosa. E mi piace un sacco come mi stanno le cose un po' più sportive. Ma, cioè, si cambia nel corso del tempo, quindi è una cosa normale. Ditemi, per chi mi conosce da un po', se avreste mai immaginato di vedere me con una felpa addosso? No, cioè almeno io non me lo sarei mai immaginato. Mi piace tantissimo come tipo di stile ultimamente. Mi sta proprio prendendo. Non lo trovo. E ho detto non lo trovo. Vabbè, queste sono le mie cose che a volte mi escono. Non lo so, lo trovo molto, come dire, so cute. Non so come, tenero, se così si può definire. Comunque, per fare in breve, è questa felpa fatta in questo modo qua, e già che ce l'ho addosso ve la faccio vedere. C'è questa tascona qua davanti e le maniche le ho ripiegate, c'è scritto sopra San Francisco e mi piace un sacco, cioè veramente. Da Pinky invece ho preso solo una cosina, ossia questo maglioncino, il quale ha ancora il cartellino addosso, e questo l'ho pagato 20 ed è una S ed è semplicissimo, però è grigio e ve lo giuro non so che cosa abbiano i negozi contro i maglioncini grigi, cioè proprio non lo capisco, non lo concepisco, perché li cerco ovunque dei maglioncini semplici grigi, non per forza con delle trecce sopra, con qualcosa, semplicemente a costina inglese magari, non lo so, zero. E allora ho trovato questo qui, semplice, molto molto tranquillo, un maglioncino grigio molto easy peasy. Poi invece da Bershka ho preso un po' di cose, mi appropinpio il pennino, questi calzoncini qui molto da mare, molto 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 scialli, però mi piacciono perché, non lo so, sono molto comodi, molto comodosi, e li ho pagati 7 e li ho presi sia così che indosso in questo momento, anche se non ci sono riuscita. Anche, li ho presi anche di quel rosino cipria molto bellino bellino. Altri calzoncini che ho preso sono questi qua,
Questi sono una 32 se non sbaglio, sì, e sono a vita alta e per fortuna non sono, cioè nel senso, a meno che non li tiri su fino a farli arrivare alle ascelle, non fanno vedere né fettine di sedere né niente di niente, e mi piacciono un sacco anche perché li ho pagati veramente poco, tipo 13 euro, una cosa del genere. Una magliettina che ho preso è questa qua bianca, che probabilmente, cioè non so se si vede qualcosa oppure no, però in realtà qui ha tutto un piccolo incrocio davanti e mi piace perché è tutta a costine, fatta in questo modo, molto leggera, e questa l'ho pagata 13 ed è una S normale, e tra l'altro questa l'ho presa sia così che, dopo la vedete, anche rosa cipria, e mi piace da morire perché è proprio una magliettina semplice semplice, però ha il dettaglio dell'incrocio qua e non cade sul seno, cade appena sopra, quindi a posto. Però è veramente molto molto bellina anche questa qua. Ok, allora è super mega stropicciata, ma vabbè, perché è stata nel sacchetto per tipo 3 giorni. Ho preso questa giacca sempre da Bershka, che l'ho pagata 25, ma è pochissimo perché comunque sia interpreta proprio un po' il ruolo della giacchetta, e mi piace un sacco perché è di questo verde militare con queste tasche, ha le maniche tirate in su, ha qui un po' morbido, quindi lascia un po' il movimento, no, come dire, un po' morbido. Per tutte le ragazze che vogliono vedere degli outfit con tutti i vestiti che vi sto facendo vedere, e sono faivi, ditelo che sono faivi, voglio tutti un grande mi piace, dobbiamo arrivare almeno a 3.000, 3.500, perché sono figa, non è vero, ma vabbè, che poi passo per quella che me la sente, che non è vero mai, ma ok, comunque sia, dicevo, voglio farceli assolutamente degli outfit con questi vestiti perché mi piacciono veramente un sacco. Poi un'altra cosa che ho preso è questa camiciola da boscaiola, e la voglio assolutamente utilizzare con quel tipo di outfit molto americano, con la magliettina, i calzoncini e questa sopra, con magari le All Star o le Adidas, come si chiamano, le Superstar. Comunque è questa qua, di questo verdone scuro con queste righine gialle un po' color senape, e è leggerissima e l'ho pagata in saldo, costava 18 praticamente, l'ho pagata del 30% in meno, 12,59, e mi piace da morire anche questa qua, è abbastanza lunga questa, mi arriva proprio a metà coscia quasi, solo che sul davanti è un po' più corta. Qui c'è l'altra magliettina rosa, quella uguale a quella bianca, cosa ho detto? C'è l'altra magliettina rosa cipria che vi ho fatto vedere prima in versione bianca. E sì, vabbè, è un pochino stropicciata perché queste cose le devo tutte stirare. Però anche questa è una S, l'ho pagata la stessa cifra. È fatta così a costine con questo incrocio. E tra l'altro questa ve l'avete anche vista in qualche video fa e vi è piaciuta. E quindi sappiate che appunto l'ho presa da Bershka. Le ultime due cose che vi faccio vedere sempre da Bershka sono questi calzoncini che veramente mi strapiacciono tantissimo. Sono tutti con le righe, fatti un po' così da marinaretta, come dire, con quello stile tipo felpa, cioè questa felpa, questi calzoncini, gli All Star, una borsa magari un po' più elegante per dare quel tocco di classe, occhiali in testa, anzi occhialata e via. Sono una 32 e li ho pagati anche questi 13 euro, cioè magari è una cifra assurda per me, però io di calzoncini a così poco non ne trovavo, più che altro magari c'erano però non mi stava la taglia, però questo, però quello, e invece sono stracontenta perché questi veramente mi piacciono un sacchissimo. E poi infinire perché ha senso, e poi infine ci sono questi qua che sono bianchi, e ne avevo solo un paio bianchi ma non mi piacevano per niente perché non erano assolutamente del genere di calzoncino che uso io di solito. Sono comunque sia a vita altissima, anche questi una 32, e li ho pagati sempre 13 euro, che è veramente una cifra che boh, mi piace. Sono coprenti, sono un bianco bello coprente, quindi mi piacciono anche per quello. Anche questi qua penso che li userò tantissimo, quindi sono so happy. Ok, allora le cose di Bershka ve le ho fatte tutte vedere e adesso passiamo ad H&M, che lì ho fatto un po' una strage. Allora, in primis, perché dico sempre in primis? Come prima cosa partiamo con le scarpe, che è caduta poverina. Queste qua tutte argentose e bellose, e le ho pagate 20, vogliono riprendere esattamente le, come si chiamano, le Superga, e mi sono piaciute molto, quindi se vi piacciono queste dovrebbero proprio ancora esserci. Poi un'altra cosa che veramente sto usando tantissimissimo
è questa felpa bianca, che secondo me sono felpe. Pablo dice che sono giacchette, secondo me sono felpe. Comunque è questa felpa bianca, ovviamente saranno tutte felpate a parte una, quelle che vi faccio vedere. Questa felpa qua, che tra l'altro c'ha la cerniera rose gold e quindi mi piace tantissimo, ma a parte questo è bianca e mi sono accorta che le felpe fatte così, messe magari sotto questa camicia, mi piacciono tantissimo. Vi lascio qui l'outfit praticamente del mese, cioè nel senso quello che proprio sarà nel mese di, cos'è, aprile, non lo so nemmeno più, però mi piace tantissimo, cioè è proprio il mio preferito in assoluto e veramente è bellissima. Altre felpe che ho preso, tutte felpe da Cam, cioè è una cosa impossibile. Ho preso questa qua della sezione Basic, blu, che sono poi le classiche felpe di H&M, cioè nel senso non è che ho scoperto l'America, anzi no, io per me ho scoperto l'America, ma non è che la faccio scoprire a voi, ecco. È questa qua che mi piace un sacco, ve l'ho detto, cioè non da fare con il classico abbigliamento tipo tutto sportivo con la canotta, i jeans, le scarpe larghe, no, perché comunque sia riesco a farlo elegante anche se di base non lo potrebbe, cioè non lo sarebbe proprio. E l'ho presa sia così blu che verdone, grigia e anche azzurrina, e questa l'ho presa oggi che c'era lo sconto e costava 15 euro anziché 20, perché tutte queste le ho pagate tutte 20 euro, cioè ora mi direte Giulia sei matta, però sono quelle cose che magari sono basiche e si possono utilizzare così con facilità, cioè le posso usare proprio con tutto, mi sono accorta, e quindi ho detto no vabbè, cioè adesso che mi sono messa un attimo due soldi da parte per fare shopping, li spendo nelle cose in cui effettivamente poi userò tanto, e queste le userò tanto, cioè me le vedrete tanto negli outfit. Per finire, le ultime due cose sono un'altra felpa, però questa qua non è felpata e è della sezione Kids ed è di questo panna un po' melangiato, e questa l'ho pagata poco, tipo 12, ed ho preso la taglia 146-152. L'ultima cosa è questa magliettina che ho preso sempre in saldo, blu, carina carina, l'ho pagata 7. E con tutte le felpe che avete visto la userò praticamente, cioè che cosa bella, non lo so, sono molto contenta. Questa è un XS comunque e mi piace perché è fatta a costine verticali con le righe con diversi motivi orizzontali, quindi non lo so, mi piace proprio tanto. Invece adesso ci saranno due acquisti un po' più costosi, se così possiamo dire, però vabbè, questi in realtà non li ho presi proprio di recente, però le inserisco perché comunque le ho prese tipo un mese fa, che sarebbero le Superstar, le Adidas Superstar in versione, come si chiama, silver, e in versione oro, che queste ve le avevo anche già fatte vedere nei preferiti di qualcosa, se non sbaglio. Mi piacciono un sacco come stanno, quando appunto mi metto le felpe così, però magari mi metto la borsa un po' più elegante, quindi c'è questo mix and match di stili, non so come dire, mi piacciono un sacco, sono stracomode perché ovviamente, cioè, sono comode, l'unica cosa è che sono tanto basse, quindi ci metto un plantarino che mi sollevi il piede di tipo 2-3 cm, così almeno sono tranquilla. Queste le ho prese da Foot Locker e costano, mi sembra, 94 l'una, che è un po' tanto, però vabbè. Ok, ho finito, l'ultima cosa, l'ultimissima che vi faccio vedere è questa matita labbra che ho comprato da Kiko ed è quella che mi vedete indossare in questo momento. Ed è la 302 Creamy Color, si chiama così, penso, ed è fatta proprio stile matita, solo che non va via con niente, cioè proprio zero. E se vi piacesse la resa, che è matte, quindi è bella opaca, non dà fastidio, e quindi insomma, se vi piace, ve la consiglio. Ok, il mio haul finisce qui, io spero che le cosine che ho preso vi siano piaciute, che magari ci sia qualcosa che vi è piaciuto e lo andate a prendere, fatemelo sapere qua sotto. Mi raccomando, i 3500 mi piace per vedere un outfit con, anzi, degli outfit, un lookbook, chiamiamolo così, con i vestiti che avete visto all'interno di questo video. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!